Mentre il governo nazionale sta superando enormi difficoltà per far arrivare in Italia dispositivi da ogni parte del mondo in un momento in cui sarebbero necessarie responsabilità e collaborazione istituzionale, assistiamo ad un attacco scomposto e irresponsabile del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Se in Campania conteremo i morti, la colpa sarà esclusivamente sua, reo di aver fronteggiato senza badare a spese la sanità privata, mentre intanto tagliava l'assistenza pubblica e il diritto alla salute, chiudendo ospedali, smantellando reparti, riempendo la sanità di precari e volontari pagati pochi euro all'ora, gli stessi che oggi sono in prima linea. E quanto ha dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino. Io ho trovato veramente irresponsabile e scomposto l'attacco fatto dal presidente della nostra regione al governo, perché credo che questo sia un momento dove le istituzioni devono essere un corpo unico, devono lavorare in maniera compatta e collaborare al massimo nell'interesse dei cittadini campani. Io stessa ho dismesso la veste di politica che sta all'opposizione di questa giunta regionale e sto cercando in ogni modo di collaborare, ma rispetto a quelle esternazioni io non ho potuto tacere. Le ho trovate irresponsabili perché generano allarme e panico nella popolazione. In questo momento De Luca non deve allarmare, De Luca deve lavorare per risolvere i problemi. E allora purtroppo devo riconoscere che dietro quelle parole c'è l'ammissione di un fallimento che purtroppo, di cui io ero già a conoscenza perché mi occupo di sanità da 5 anni e so bene qual era il punto di partenza della nostra sanità nell'affrontare questa emergenza, questo tsunami che sta travolgendo tutto. E quando una casa è già bombardata da 10 anni di tagli, gli ultimi 5 ascrivibili a De Luca, è chiaro che sotto l'onda d'urto di uno tsunami rischia di crollare e sta già crollando. Ma nonostante questo, io mi aspetto che un governatore, che peraltro è pure assessore alla sanità, invece di denunciare si rimbocchi le maniche e invece in campagna, oltre alle ordinanze restrittive che continuano a fioccare e sulle quali posso anche essere d'accordo, perché il contenimento sociale, stare a casa, è la prima misura di assistenza che si deve ai nostri cittadini, è la prima misura di protezione. Accanto a questo ci deve essere un lavoro alacre per potenziare la nostra sanità. Sono in contatto costante col governo e con la Protezione Civile Nazionale, che mi ha assicurato che via via che arrivano le manderanno anche in campagna, le stanno distribuendo in base al bisogno, ovviamente il numero non è ancora adeguato a coprire tutte le esigenze. Ma io voglio dire ai cittadini campani che c'è chi pensa a loro ogni giorno, io mi sento quotidianamente, quindi non si sentissero abbandonati dopo le parole irresponsabili del Presidente. I ventilatori, ad oggi in campagna ne sono arrivati una decina, sono ancora pochi, mi hanno assicurato che anche questi stanno per arrivare. Io però vi dico una cosa, c'è una strana discrasia di numeri tra quelli che risultano al governo e alla Protezione Civile e quelli che sono i numeri effettivi in campagna. Al governo e alla Protezione Civile risultano i posti letto in terapia intensiva in campagna che non stanno né in cielo né in terra. Noi in campagna al 7 di marzo, nero su bianco in un documento firmato da De Luca, avevamo 335 posti letto di terapia intensiva. Considerate che stando al decreto Balduzzi, che è il riferimento, la legge nazionale di riferimento per la programmazione ospedaliera, in campagna in tempi ordinari senza coronavirus avevamo bisogno di 620 posti letto di terapia intensiva. Ne avevamo 335, diminuiti sotto la reggenza di De Luca. Mi dite come facciamo ad affrontare con una dotazione che già è la metà di quella che ci serve nell'ordinarietà un'emergenza straordinaria come questa? Allora bisogna lavorare, bisogna aprire il secondo policlinico che ha 1000 posti letto e non può limitarsi a dare 2 piani di una panacchina all'emergenza coronavirus. Bisogna aprire gli ospedali che abbiamo e bisogna anche coinvolgere le cliniche private, che non possono stare chiuse in un momento di emergenza come questo. Io dico un'altra cosa, me lo lasci dire, e lo dico ai cittadini della Campania: io mi batterò e sto preparando una proposta che porterò personalmente a De Luca per avere l'assistenza domiciliare che già sta partendo in altre regioni d'Italia. Noi stiamo dicendo ai cittadini della Campania: state a casa, se avete i sintomi non andate al pronto soccorso, contattate i medici di medicina generale. La verità è che i cittadini sono abbandonati,
perché hanno i sintomi e aspettano 7-10 giorni per un tampone. Intanto le condizioni possono peggiorare e se arrivano in ospedale arrivano quando le condizioni sono già serie e questo è confermato dai dati di ricovero in terapia intensiva. In Campania sono il 16% del totale dei contagiati, in Italia sono il 6%. Vuol dire che in Campania le persone non sono assistite e arrivano in ospedale in condizioni già serie.